non è questione di fare rilanci assurdi, è questione di dire risorsa preziosa, pubblica, limitata, realistiche previsioni di introiti per lo Stato, una situazione in cui l'obiettivo di apertura del mercato televisivo ormai non è stato raggiunto perché i concorrenti sono i vecchi concorrenti, i quali hanno già tutti la legacy dell'analogico che hanno avuto giustamente gratis, come in tutti i paesi europei. Questo regalo in più, in queste condizioni economiche del paese, andrebbe evitato.